localizzare. Resta dove sei! Abbassa quell'arma! Identificati! Fermo, fermo! È un marine! Il dottor Gould dice che è Alcatraz. Gould, quell'essere inutile, cosa vuole sapere? Fermo, lascialo passare. Ehi, c'è davvero una persona lì dentro? Non hai quell'aspetto. Che diavolo ti è successo? Il colonnello Barclay ti sta aspettando. Di qua. Sì. Che cazzo? Non c'è nulla che possa fare. Deve esserci. Gesù, mi sta sparando. Mi fermo, signore. Dannazione, dammi un'arma. So come badare a me stesso. Se la baracca cede, ogni uomo armato in più è una benedizione. Impossibile, mi spiace. Vi hanno riclassificato e abbiamo l'ordine di disarmarvi a vista. Cazzo, io ero uno di voi. 9 anni di servizio, proprio come voi. Mi affermo, signore. Io sono un marine. Qualsiasi cosa fosse prima, ora è un civile. Non ha più alcun privilegio. Ok, può passare. Senti, Gould, apprezzo l'aiuto che ci hai dato finora, ma qui si tratta di un'operazione militare. Tu sei un civile e questa città è solo... Ma certo, legge marziale, sì, e vedo che è stata molto utile. Sono contento che ce l'hai fatta. Perché non mi ascolti, colonnello? Noi abbiamo il dovere di... Alcatraz! Ce l'hai fatta! Piacere d'averti con noi. I miei uomini ti ammirano. Cazzo, ce la fanno sotto solo a sentire il tuo nome. Non è un soldato qualunque da mandare in prima linea. Noi è sotto abbiamo il mio bisogno... comando adesso. Avremo bisogno di tutte le forze possibili per resistere fino alla fine colonnello. Dell'evacuazione. Ok, Gould. Ti ringrazio per l'aiuto. Sono riuscito a metterti in lista per l'evacuazione con i treni dei civili. Non posso fare di più al momento. Colonnello, non è questo il punto. Jack Hargrave ha le risposte che ci servono. Noi dobbiamo organizzare immediatamente un assalto a Roosevelt. Per quanto ne sappiamo, Hargrave è morto. La nostra priorità è l'evacuazione. Un momento, lasciami andare, lascia! Sono desolato, Gould, ma non abbiamo tempo. Gino, portalo immediatamente ai treni. Sì, signore. Avanti, dottore. Dobbiamo andare. Alcatraz, vieni con me. Occultamento attivo. Il tuo amico Gould ha detto di essere fuggito da Tara Strickland in mezzo al caos. Stronzate. Tara Strickland era una Navy SEAL pluridecorata prima di perdersi per strada. E così l'ha sguinzagliato lei? Ma perché avrebbe fatto una cosa simile? Guarda queste persone. Io sono cresciuto qua. Tra loro potrebbero esserci i miei parenti. E se dovesse ripetersi quello che è successo a Delinksham? Cazzo. Funzionasse qualcosa in questo posto. Io c'ero a Delinksham. E ho visto Strickland morire. Quando Tara l'ha saputo, è crollata. Droga, alcol, persino congedo con disonore. Tuo padre si sarà rivoltato nella tomba. E adesso salta fuori che lavora privatamente per Hargrave. Martinez, che cosa c'è? Stanno per irrompere nella sala principale. Non c'è più tempo. Martinez, scendi ai binari e di a Dickerson di far partire subito il primo treno. Non c'è davvero più tempo.
posto. In stazione, sala presto. Principale. Guadagna un po' di tempo per sentire. Respingi l'assalto, c'è. Thank you.
sì! Proprio quello che intendevo! A tutti i marini in città. L'evacuazione secondaria è stata spostata a Times Square, dove attendono trasporti Beetle corazzati. Il divieto di sorvolo di Manhattan è stato sospeso, quindi l'aviazione non ci abbatterà. Abbiamo però una finestra temporale limitata, signori. Raggiungete Times Square con qualsiasi mezzo. I velivoli non vi aspetteranno. Il perimetro resterà difeso per 15, ripeto, 15 minuti. Dopodiché dovrete cavarvela da soli.